di battuta Sabatini. Ammucchiata al centro dell'area di rigore, si propone Stufa. Va a corto Sabatini. Sempre lui, fa partire il destro a giro Sabatini, a fin di palo. In verticale, a servire Di Girolamo, al duello con il numero 3 della Vigor per Conti. Giuliani, perde il possesso, Sansotta, zona tiro, serve Sabatini, prova a sfondare, Sabatini fa partire il destro! Sventata la minaccia. Giuliani, fa partire il traversone. Taglia Bondi, che alla fine tiene anche il possesso della sfera. Vince un duello. Fa partire un cross, la spizza Onorati, la palla rimane lì. Maremia evita la minaccia. Di Girolamo, in avanti. Si coordina poi Cacchioni. E qui c'è un intervento provvidenziale di Travalli. Questa volta, e non Compagnucci come di consueto. Supera un avversario dall'altra parte di Gioacchino. Onorati, pallone che passa in qualche modo. Servito poi Zarola, al tu per tu, Zarola! Che occasione qui per la Vigor per Conti. Vediamo se Compagnucci andrà in porta, ma probabilmente farà partire un traversone. È così, pallone che passa in qualche modo, Onorati, la spizza traversa! Ma era tutto fermo, si è alzata la bandierina. Porfiri cambia lato, Sabatini si accentra, zona tiro, lo fa partire Sabatini, ma si allunga Travalli. Prova a sviluppare adesso una trama verso sinistra il Grifone con Sabatini che può puntare Placidi. Sabatini si accentra, fa partire il destro a giro. Poi Porfiri dall'altra parte con la conclusione potente a fin di palo. Da giocare ancora alla Vigor Sporting Center, prova adesso la squadra di casa. Si accentra, parte il traversone, pallone che passa in qualche modo, Onorati! Sbaglia da due passi! Col solito Beltrammi ad alimentare l'azione, Sabatini può andare all'uno contro uno con Di Gioacchino, Sabatini si accentra, a partire il destro! Ma che miracolo di Travallani! La Stufa, l'arbitro tira fuori cartellino rosso. Cartellino rosso ai danni di Giuliani. Un fallo di reazione. E non c'è più tempo. Triplice fischio del direttore di gara che manda tutti sotto la doccia al Vigor Sporting Center. Tra Vigor per Conti e Grifone giallo-verde finisce 0-0.